Ciao 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 a tutti, oggi aderisco alla richiesta di un'amica e vi faccio vedere il parco avventura. Peccato che la giornata non sia proprio tra le migliori. Ciao! Ciao! Però un giretto lo facciamo lo stesso. Come vedete quella è la torre, la chiamano la Top Tower, è alta 20 metri. E dal punto più alto ci si lancia per fare bungee jumping e io me ne guardo bene. Invece dai livelli inferiori si può saltare su quel cuscinone verde, non so se riuscite a vederlo in basso, ma adesso entriamo. Entriamo e la prima cosa che vediamo è quella fontana con le fontanelle dove i bambini possono entrare quando fa caldo per giocare, per lavarsi, e la sera al buio ci sono tutti i giochi di luce, diventano luminosi. Ecco, qua si vede meglio e qua si vede meglio la torre. Qui c'è il bar-ristorante e là dietro in fondo la zona gioco per i bambini. Proseguiamo la nostra passeggiata e andiamo verso i giochi dei bambini, ma anche verso la zona top dove ci sono, dove c'è il percorso avventura, quello per i più esperti, diciamo così. Adesso vi faccio vedere. Questa è la zona bimbi, quello lì non è un bimbo, è con la camicia bianca. E adesso vi faccio vedere invece il percorso top. Ecco, qui abbiamo là sopra due persone che si stanno cimentando nel percorso top, non so se le vedete. Sono qui, andiamo a vederli qui. Ok, andiamo a fare quello là. Continuiamo il giro nella zona passeggio, diciamo così, del parco e andiamo verso un enorme cedro del Libano che purtroppo ha dovuto essere tagliato perché è malato. Ciao! Eccolo lì, è veramente enorme. E questo era un... Questo parco apparteneva a una villa padronale che poi è diventata sede di un istituto per sordomuti prima e adesso una scuola. E adesso è stato recuperato così perché era veramente diventata una giungla. Qui stanno facendo sempre il percorso e qui abbiamo il cedro. Enorme, come vedete. Eccolo qua. Un albero centenario che purtroppo appunto era diventato un pericolo e hanno dovuto tagliarlo, ma hanno deciso di lasciare comunque qua il tronco enorme e un pezzo ancora del tronco. C'è anche un'area cani e là vedete c'è un cagnolino che sta zampettando. Non manca proprio niente. Abbiamo visto anche volare una ragazza.
Vediamo se riesco a farvi vedere anche la grotta, che comunque è là in fondo, non so se riuscite a vederla, là dove c'è quel pezzo di telo verde, vedete quella? È una grotta naturale, anche quella era nascosta dalla vegetazione, è stata recuperata. Qui vedete meglio quanto è maestoso quel cedro, davvero enorme. Ma andiamo verso la grotta. Qui quando faceva più caldo era davvero una meraviglia, ma anche adesso lo è. Questo qua lo fai? No, anche quello. Ma va. No. E qui davanti alla grotta naturale finisco il mio video. Vedete, hanno ricavato anche dei... Non ricavato, esistevano già dei sedili di pietra all'interno. La mia Alice, poverina, vuole andare sui giochi, adesso la accontento subito. Sì, adesso andiamo, amore. E vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso. Ciao, ciao.